Droga 7 tonnellate dall'Albania su gommoni da 500 cavalli. L'organizzazione è stata smantellata dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e dai militari del nucleo investigativo di Genova che all'alba hanno dato esecuzione a 21 delle 29 ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale del capoluogo Ligure nell'ambito di quella che è stata definita Operazione Ottobre Rosso. Destinatari sono 15 italiani e 14 albanesi, accusati a vario titolo di traffico di droga, estorsione e detenzione di armi clandestine. Le indagini erano iniziate nell'ottobre del 2016 quando a Rapallo erano stati rinvenuti 38 kg di marijuana nel bagagliaio di un'automobile. Trasportavano droga dall'Albania sulle coste della Puglia e dell'Abruzzo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Sacra Corona Unita e poi la distribuivano nel nord Italia. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno sgominato l'organizzazione, 29 le misure cautelari eseguite nei confronti di 15 italiani e 14 albanesi. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio, estorsione e detenzione di armi clandestine. Secondo i militari sono state trasportate circa 7 tonnellate di droga tra hashish, marijuana e cocaina. Per trasportare dall'Albania la droga, soprattutto marijuana, usavano motoscafi da altura transoceanici con motori da 500 cavalli guidati da scafati contrabbandieri della Sacra Corona Unita Pugliese. Poi i carichi venivano stoccati in Puglia e Molise per essere caricati su furgoni e portati a Roma, da dove ripartivano per il nord Italia, la Francia e la Germania. L'organizzazione è stata smantellata dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e dai militari del nucleo investigativo genovese. Sono una cinquantina le persone coinvolte, 32 gli indagati, 29 le misure cautelari e 12 persone in carcere e 9 agli obblighi di dimora. Degli 8 che mancano ancora all'appello, 2 sono stati arrestati in Spagna. L'operazione Ottobre Rosso è partita nel 2016 quando a Rapallo venne fermato un furgone con 38 kg di marijuana e alcuni foglietti con richieste legate al traffico di droga da esaudire. Da quel momento, grazie ai successivi sviluppi investigativi, si è potuta identificare una ramificata organizzazione di origine albanese. Da qui la parola rosso nel nome dell'operazione, che richiama lo sfondo rosso appunto della bandiera dell'Albania. Sono 25 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove i pazienti positivi sono 42, ieri erano 40, di cui 5 in terapia intensiva, tutti all'ospedale di Sestri Levante. Nel territorio dell'ASL 4, oggi le sorveglianze attive sono 447, mentre ieri erano 421. In Liguria oggi sono invece 248 i nuovi casi di Covid-19, su un totale di 4.620 tamponi molecolari processati. Il bollettino riporta anche 9 decessi avvenuti negli ultimi 3 giorni, nessuno dei quali nel Tiguglio. Le guarigioni sono 298, il totale degli attualmente positivi scende così a 6.251. I ricoveri nella nostra regione oggi sono 583, 6 in più di ieri, con 62 pazienti in terapia intensiva. Oggi il capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, Claudio Muzio, ha illustrato un'interrogazione per chiedere che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale sia estesa a tutti i tratti della A12 su cui insistono i cantieri di lavoro. L'ex sindaco di Casazza Ligure ha citato i tratti tra Sestri Levante e Rapallo e tra la città dei Due Mari e La Spezia e ha proposto anche una class action perché siano risarciti tutti i soggetti danneggiati dall'attuale situazione delle autostrade. L'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha garantito l'attenzione di Regione Liguria spiegando che prosegue il dialogo con Ministero e società concessionarie. Si è detto d'accordo in merito alla class action, precisando però che non rientra tra le competenze di Regione Liguria. Avrà la sua sede nell'edificio di Via Castagnola 2 a Chiavari la sezione distaccata del liceo linguistico Davigo di Rapallo, ma il trasferimento probabilmente non potrà avvenire prima del 2023.
A dirlo l'assessore regionale alla scuola, Ilaria Cavo, rispondendo ad una interrogazione del consigliere regionale di minoranza del Partito Democratico Luca Garibaldi. L'edificio di via Castagnola a Chiavari dovrà ospitare gli studenti del liceo Marconi del Pino e del Caboto, istituti che subiranno lavori di adeguamento sismico. Si ipotizza un anno di lavori che inizieranno a giugno per la succursale del Marconi del Pino e di un altro anno per il Caboto. Per le nuove classi del linguistico, intanto, sarà rinnovato l'affitto con la curia per i locali di piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e per le tre prime si sta valutando un'ulteriore sede avanzata dal comune. Da domani, mercoledì 10 marzo, tornano a pagamento i parcheggi blu del centro storico e della piazza presso l'ospedale di Lavagna. La gestione, fino al 16 maggio, è stata affidata da AMT. Il parcheggio potrà essere pagato con i biglietti gratta e sosta e con l'applicazione Easy Park, che consentirà di pagare la sosta per il tempo specifico di utilizzo, mentre con i grattini non sarà possibile il frazionamento. Il costo sarà di 1,30 euro all'ora. Si prevede con il futuro un nuovo affidamento, fa sapere Palazzo Franzoni. La possibilità di frazionare la tariffa oraria e la possibilità di inserire una tariffa agevolata per la zona dell'ospedale. 7. Gli esercizi commerciali cittadini dove sarà possibile acquistare biglietti gratta e sosta. L'edicola La Pressi in Piazza della Libertà 45, il Bar Cartuni in Piazza della Libertà 15, l'edicola San Buceti di Via Roma, il Carugio al Civico 96, il Bar La Bitta in Piazza Veneto 1, Wallis Bar, via Nuova Italia, Emozioni di Caffè, via 24 aprile 139 e il bar Il Chiosco in piazzale Don Bobbio. Proseguono senza sosta numerosi cantieri a Rapallo. Da questa mattina sono in corso gli interventi di asfaltatura in via Ferraretto. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e interesseranno altri tratti stradali della città, a cominciare da quelli che presentano un fondo stradale particolarmente ammalorato. Restando in tema di interventi stradali, sono in fase di attuazione le operazioni di allargamento del manto stradale di un tratto di via San Pietro. L'opera è divenuta necessaria a seguito dei lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento tra l'ospedale Nostra Signora di Montallegro e resa possibile grazie ad un accordo con i privati proprietari dei terreni adiacenti alla strada, andrà ad agevolare nettamente il traffico veicolare. Passando alla zona collinare, al via l'intervento di ripristino all'imbocco di via per San Lorenzo all'incrocio con via Pietra Fredda, lungo il crinale che da Rapallo porta a Santa Margherita Ligure. I lavori sono eseguiti dagli operai comunali. Per quanto riguarda i cantieri che interessano le aree verdi, avanzano i lavori di restyling del parco Canessa nel cuore del centro storico. Stamane gli elettricisti comunali sono al lavoro per la completa riqualificazione dell'impianto di illuminazione. Sono iniziati i lavori nella curva di San Lazzaro che in prima battuta prevedono la sistemazione idraulica superficiale attraverso la realizzazione di cunette. A seguire ci saranno i lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale attraverso l'esecuzione di opere speciali che prevedono cordoli su micropali e poi a seguire la barriera di protezione stradale. Verrà anche predisposto le opere per l'impianto di illuminazione? Sarà anche predisposto le fondazioni per i pali di illuminazione, poi con un appalto a parte saranno gestite quelle che sono le opere per la realizzazione dell'illuminazione. Il 1 marzo sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderalica Perana a Case Sparse. Una promessa fatta in campagna elettorale, una richiesta fatta dagli abitanti di questa zona da circa 50 anni che finalmente viene realizzata, perché noi le promesse facciamo seguire i fatti. È stato un iter abbastanza lungo, tutti i frontisti hanno ceduto gratuitamente il loro pezzo di terreno dopo aver fatto i frazionamenti, 800 metri che verranno sistemati in base al codice della strada per la sicurezza di tutti i cittadini. Infatti non solo grande attenzione al centro da parte della mia amministrazione, ma anche ai quartieri periferici. Noi abitiamo qui dal 73 che abbiamo comprato e da quasi 40 anni che battagliamo per poter avere la strada illuminata perlomeno. E questo sindaco finalmente ci è riuscito a darci questa soddisfazione qua, perché è pericoloso andare di notte così come succede adesso, perché se ti capita di essere in panne per la strada
tra che siamo invasi da cinghiali, cose sì, comunque così. Quindi un intervento atteso? Sì, molto, da tanti, tanti anni. No, è stato veramente di parola, ecco, se quello che c'è da dire, che ha detto che lo faceva e l'ha fatto, perciò onore al merito. Grazie a voi. Grazie. Riapre la provinciale 49 di Sopra la Croce a Bozzonasca. La strada era chiusa dal 10 febbraio scorso a causa della caduta di un grosso masso sulla carreggiata. La riapertura attualmente è parziale nelle sole fasce orarie dalle 6 alle 8.30, da mezzogiorno e mezzo alle 15 e dalle 16 alle 19. A breve sarà installato un impianto semaforico collegato con i sensori che verranno installati a Monte della Frana. Nel giro di pochi giorni, afferma il consigliere regionale della Lega, Sandro Garibaldi, Regione Liguria stanzierà la somma necessaria per gli interventi di messa in sicurezza dell'area. Confido, dice l'esponente chiavarese del Carroccio, che entro un paio di settimane la circolazione sarà di nuovo consentita nell'arco delle 24 ore. La ASL 4 ha scelto Santa Margherita Ligure per inaugurare il nuovo ambulatorio mobile, un mezzo che sarà impiegato in tutto il Tiguglio per la somministrazione dei vaccini. Al taglio del nastro, invitato dal direttore generale di ASL 4 Paolo Petralia, era presente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ha anche visitato la nuova piastra ambulatoriale. Beh, tanto questa è una piastra che appena entrata in proprietà del comune è stata data in uso all'azienda sanitaria numero 4 del Tiguglio, segno di una grande collaborazione tra istituzioni del territorio e il sistema sanitario. Questo è stato davvero uno dei più bei riscontri che abbiamo messo in campo fin da subito. L'amministrazione di Santa Margherita ci ha messo a disposizione questa nuovissima piastra, messa in funzione a tempo di record, e ci ha permesso di iniziare la campagna vaccinale fin da subito in questa nuova struttura. Noi contiamo che al termine della campagna vaccinale qui davvero si possano portare tutti quei servizi distrettuali che sono così necessari per il territorio di Santa Margherita. Sono terminati i lavori di ripristino anche nel primo tratto della passerella pedonale a sbalzo sul mare tra Santa Margherita Ligure e Paraggi. Le ultime mareggiate hanno danneggiato il camminamento, uno dei più suggestivi del mondo. L'amministrazione comunale ha ripristinato già nelle scorse settimane il tratto tra il castello e la spiaggia di Paraggi e adesso è stato riaperto il percorso tra la Cervara e lo scoglio della Carega. Manca la parte centrale, che sarà ultimata entro la bella stagione. Il tutto con un nuovo sistema che prevede la possibilità di ribaltare le assi in legno e quindi di poter ridurre la superficie di impatto rispetto alla forza del mare e le onde. Vediamo se con questo nuovo sistema la nostra bellissima passerella potrà avere una vita più serena e tranquilla nei prossimi anni. Il comune di Santa Margherita Ligure in aiuto della cultura. In questo periodo di restrizioni per tante categorie, alcune delle quali rimaste fuori dai cosiddetti ristori governativi, l'amministrazione comunale è inteso compiere un gesto concreto anche verso gli artisti, organizzando una serie di spettacoli in streaming ma prodotti esclusivamente per l'occasione. Gli eventi saranno gratuiti per gli spettatori e saranno fruibili sui canali social del comune di Santa Margherita Ligure. Il calendario sarà reso noto nei prossimi giorni. Santa Margherita ha una tradizione culturale di eventi e manifestazioni ormai radicati anche nel tempo e ci sono dei personaggi del mondo dell'arte e dello spettacolo che hanno consolidato un rapporto oramai di frequentazione e di amicizia con la nostra città. In un frangente come questo, dove quel mondo lavorativo ha grosse difficoltà, ci teniamo a compiere un gesto simbolico ma concreto di vicinanza a tutti coloro che da tanto tempo frequentano e amano Santa Margherita Ligure. Ritocchi d'artista per la panchina con l'albero ai giardini a mare. L'artista Filippo Bragat nei giorni scorsi è tornato a Santa Margherita Ligure per un po' di manutenzione sulla sua opera d'arte, la panchina Never Let Your Brain Sit. Installata nel 2019 da un'idea di Nicolò Cendak, è diventata una delle attrazioni più fotografate dai turisti. Nonostante il periodo e le difficoltà, proseguono i servizi erogati dal comune di Santa Margherita Ligure e uno di questi è l'Informa Giovani. Che cos'è e a chi è rivolto? Lo sportello Informa Giovani è rivolto ai ragazzi, principalmente ai giovani, ma anche agli adulti che sono in cerca di lavoro.
o hanno bisogno di orientamento alla scelta formativa dell'istruzione, ma anche di corsi post diploma, e quindi orientamento su questi due fronti, formazione e lavoro. C'è una novità quest'anno che riguarda anche la Regione Liguria? Siamo uno sportello accreditato di accoglienza, prima informazione e supporto all'adesione per la nuova Garanzia Giovani Liguria. Quali sono le novità invece per quanto riguarda l'accesso a questo sportello? Dunque, in questo periodo di emergenza, dal primo lockdown, siamo sportello a distanza, quindi non riceviamo ancora in presenza per il momento, ma le nostre attività non si sono mai fermate. Abbiamo un numero di cellulare a cui rispondiamo tutte le mattine, volendo, quindi è sempre reperibile. Si può prendere appuntamento negli orari di sportello, diciamo quello che era fisico una volta, e al telefono si possono eseguire poi tutte le cose che facevamo una volta, quindi stesura del curriculum vitae, registrazione dei siti del lavoro e informazione su corsi, eccetera, e tra questi anche la Garanzia Giovani. La cittadinanza di Chiavari ha voluto anni fa dedicare questo spazio aperto, piazzale Donando Negri, con le date incise della sua nascita e della sua partenza per l'eternità, 1920-2006. Perché i cittadini di Chiavari e l'amministrazione comunale hanno voluto fare questo? Per tutto il bene che Donando ha seminato, per tutte le opere che ha lasciato, per tutti gli incontri, per tutto il bene che Donando ha seminato nella nostra terra. Ecco, a ritroso rifacciamo poi il percorso dai luoghi semplici della sua nascita, della sua crescita, dove era domiciliato con la sua famiglia, per dire che un santo è concreto, ha le radici in una terra come la nostra, e quello che noi accogliamo ancora nella continuità del lavoro che lui ha iniziato è proprio il bene ispirato con cui ha avuto il coraggio di compiere certe iniziative e di dare degli orizzonti, ecco, al villaggio, ma un po' a tutte le persone del nostro territorio. Perché il villaggio è l'opera di tutti. Quindi io penso che il villaggio, tenendo conto delle esigenze di occupazione, di socialità, di concordia, di pace, debba andare avanti sempre con questo impegno: dare aiuto, dare dignità, dare conforto, non aspettare nulla di riconoscenza, ma essere pronto sempre ad accettare le critiche, i confronti, i consigli e qualunque cosa, perché l'umiltà è il sistema che deve perseguire un'opera che vuole essere un'opera di Dio. Siamo in Corso Millo, angolo di Via Doria, la casa dove Donando è nato. Allora non si nasceva all'ospedale, si nasceva in casa. Da Angelo, il papà, e Giuseppina Testa, come terzogenito, prima c'è il professor Luigi, detto Gigetto, e la sorella Olga, e poi il 9 di marzo del 1920, esattamente 101 anni fa, qui Donando è venuto alla luce. I santi non sono, come a volte potremmo pensare, degli extraterrestri o delle persone già al suo piedistallo, sono bambini come gli altri quando nascono, e nella grazia di una famiglia particolare Donando è diventato poi quello che noi abbiamo conosciuto con le sue opere. Chi sono i villaggini? Non sono quelli che vengono sempre al villaggio, sono quelli che hanno conservato quell'impostazione mentale che il villaggio dà di amore e di servizio per gli altri. E quindi, anche se uno sta parecchio tempo senza venire, c'è quell'impronta lì che è quella che lo distingue. Siamo nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, qui è il fonte battesimale dove il 7 di aprile
Don Nando è diventato figlio di Dio, è cominciata così la sua storia di cristiano, da cui sono venute tante grazie e tanti doni. Alla nascita di San Giovanni Battista nel Vangelo sta scritto che sarà mai questo bambino, non lo so se alla sua nascita la domanda è stata la stessa, ma certamente vale per ogni bimbo, e qui la grazia di Dio ha fatto la sua parte in questa chiesa e in questa comunità parrocchiale, e col prevosto Marinetti in particolare è cresciuto e diciamo ha fatto tutta la sua educazione cristiana, la prima comunione, poi improvvisamente quando era a metà della quarta ginnasia ha deciso di entrare in seminario, e buffamente lui ricordava che l'intuizione gli è venuta con chiarezza in un momento di ritiro in cui si parlava della vocazione al matrimonio, e però da questa scelta indubbiamente sono venute tante belle conseguenze per il nostro territorio. E questa è la casa in cui la famiglia di Don Nando ha abitato per tantissimi anni, si sono trasferiti qui qualche anno dopo la sua nascita, e qui era un po' il santuario, ecco, di Don Nando, il fratello Gigetto, la sorella Olga, la mamma, il papà è mancato, era già più anziano abbastanza presto. Qui Don Nando aveva anche la sua cappellina dove pregava, conservava l'Eucarestia, un appartamento grande che permetteva questa disponibilità. Il senso della famiglia per Don Nando sicuramente è stata una cosa grande, ed è tutta una famiglia un po' di santi, di persone che davvero hanno dedicato, i due fratelli, la vita in particolare all'insegnamento, fatto diciamo con una grinta particolare e una competenza altrettanto forte. È una diciamo grazia davvero aver potuto conservare questi segni un po' della sua presenza in mezzo a noi, e qui Don Nando veniva tutte le sere, anche se il suo lavoro era al villaggio, però se non era in viaggio fuori, ed era un po' il rifugio della famiglia. Poi c'è rimasto da solo, quindi la casa è diventata troppo grande, ma portarla al villaggio gli ultimi tempi in cui era ammalato non è stato facile. Ecco, io penso che il segreto sia la libertà che abbiamo insegnato ai ragazzi. Questo è un po' il nostro pallino, il senso della libertà, della non dipendenza in senso negativo da nessuno. E quindi questa libertà ha dato ai ragazzi il senso del respiro, il senso di potersi muovere. E la libertà, siccome è l'espressione più elevata del Vangelo, è quella che dà ai giovani vigore e fiducia. Previsioni per domani, mercoledì 10 marzo. Cielo sereno o al più poco nuvoloso, con residui e densamenti al mattino sui versanti padani. Sottili velature in transito nel pomeriggio. Venti deboli da nord. Mare quasi calmo o al più poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 6 e 16 gradi. Nell'entroterra tra 2 e 15 gradi. Thank you.